Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 10 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Protagonisti e direttivi. A decidere il trend della giornata dopo gli dèi oggi siete voi, teleguidati dal cielo attraverso il telescopio di Urano, che ne è il signore, abbracciato alla Luna. Concorre all'impresa anche Plutone. Dunque il sopra e il sotto perfettamente concordi. Con gli amici oggi siete pappa e ciccia e lo stesso vale per i colleghi, come voi sudaticci, impegnati nell'ardua traversata tra azienda e vacanza, con il porto ormai in vista. Ancora due giorni e si attracca. Qualche malumore in più in coppia e in famiglia, scatenato da Venere imbronciata anche senza un vero perché, eterna insoddisfatta vorrebbe ogni giorno una piccola sorpresa. Un pasticcino alla crema, uno scorcio imperdibile, un incontro piacevole, una scoperta divertente. Pomeriggio dispendioso soprattutto dal punto di vista energetico, il cambio di luna vi rende distratti e leggermente insoddisfatti anche se facendo mente locale non riuscite a capirne la ragione. Di gente intorno ne avete ancora tanta, ma poca, pochissima sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco l'effetto di Saturno in sestile che seleziona le frequentazioni scartandone il 99,99%. Forma fisica perfetta in qualsiasi ambiente, mare o montagna sempre graditi, ma anche nelle città d'arte piene di folla vi sentite a vostro agio, perché la bellezza annulla ogni disagio e rende tutto migliore. È un giovane professionista, militare, studente in cerca di sicurezza e futuro. Potreste incontrare un uomo giovane, serio, ma severo che guarda molto alla sostanza e ai benefici che può trarre per sé in ogni occasione. Se siete in coppia un giovane potrebbe interessarvi e causare litigi con il vostro partner. Oggi il vostro pensiero potrebbe tornare al passato, un incontro improvviso e inaspettato vi riporterà indietro nel tempo con nostalgia. Svegliatevi presto. Bene oggi l'amore per i nati del lunedì. Qualcuno in gran segreto vi pensa e conta di farsi presente appena si presenterà l'occasione. Una pausa rilassante vi farebbe bene. Dopo riuscirete ad affrontare al meglio le questioni spinose della vita. Una persona vi pensa in gran segreto e conta molto sulla vostra distrazione affinché non ve ne accorgiate. Scoprire che vi pensa sarebbe imbarazzante. In fondo la timidezza abita in questo mondo. Le vostre speranze potrebbero essere esaudite soprattutto in amore dove oggi potreste fare o degli incontri interessanti nuovi o rivedere qualcuno che vi ha fatto battere il cuore. Buone prospettive e possibilità oggi di riconquistare fiducia e stima di chi si è allontanato da noi. Fate in modo da scoprire ogni suo punto debole. Giornata parzialmente noiosa e con qualche contrattempo. Possibili guasti all'auto. Spese impreviste. Non essere pigro. Datti da fare con più grinta. Non rimandare le cose. Mangia cibi sani e leggeri. Instabile la situazione finanziaria. Originalità di idee. Se lavori col computer, sarai particolarmente agevolato. Oggi potrebbe essere davvero un bel giorno se non fosse per quei pettegolezzi di troppo che siete costretti a sopportare. Fate in modo di tenerli lontani e sarete più sereni. Qualche lieve contrattempo e nervosismo passeggero dovuto alla variabilità del transito planetario di Venere e del Sole non intralciano i buoni effetti di un quadro generale positivo. E il cielo si contraddistingue per i bassi astrologici, che voi riuscite a reggere comunque benissimo. Luna protagonista per tutta la mattinata, abbracciata all'elettrico Urano che vi rende piuttosto nervosi. Tanto più che il vostro astro guida, la bella Venere, oggi non solo non vi sorride, ma da leone ambizioso vi tiene addirittura il broncio con una quadratura. In compenso potete contare sul trigono di terra di Plutone, che fa felici i vacanzieri amanti dei boschi e delle scalate, e sul sestile di Nettuno che invece predilige i fan del mare, della vela e del nuoto. Insomma tutti quanti contenti. A patto di lasciare tranquillo il cuore. Spendaccione il pomeriggio per colpa della luna passata in seconda casa, se un amico ha bisogno di una mano non sarete certo voi a lesinare, parola di Saturno sempre affidabile in sestile.
amore ed eros. All'amore oggi non pensateci proprio, se il partner c'è se ne sta sulle sue a muso lungo, mentre voi sfarfalleggiate qua e là sbandierando il vessillo dell'autonomia e della libertà ad ogni costo. Pochi amici attorno ma quei pochi sinceramente attaccati a voi, se avete condiviso l'infanzia e gli anni inquieti dell'adolescenza vi sentite praticamente fratelli, infatti al momento del bisogno loro ci sono per voi e voi per loro. Lavoro e denaro? Vacanza costosa, mare o montagna poco importa, vi piace trattarvi bene, cenare in via e i ristoranti e, almeno per qualche giorno all'anno concedervi tutti i lussi che vi vengono in mente. Fin qui nulla da ridire, i problemi insorgono quando, nonostante i costi, non vi dichiarate soddisfatti dell'alloggio e tanto meno del servizio. Geniali ai fornelli non trovate il lavoro dello chef all'altezza della situazione, al suo posto, dicono gli amici, avreste fatto meglio. Spese supplementari per chi, prima di partire, sta effettuando un trattamento di giovinezza e di bellezza all'appartamento in città, partirete a opera finita, per trovarla bella, pulita e perfettamente a posto al rientro. Ecco cosa significa nascere sotto il segno del toro, pragmatici, concreti e amanti della vita comoda. Benessere. Quando siete così nervosi anche la bellezza ha qualche cedimento, soprattutto nel pomeriggio con l'aumento della stanchezza. Fare smorfie e contrarre i muscoli del viso facilita la formazione di rughe premature. Anche il sole eccessivo secca l'epidermide, se tenete all'aspetto il viso dovreste curarlo meglio e con maggiore regolarità, tanto più che di amici e amiche pronti a darvi consigli utili ne avete in quantità. Anche i suggerimenti delle tecniche orientali, dal massaggio ai preparati ayurvedici, fanno miracoli. E non dimenticate la cura del sorriso, biglietto da visita che fa la differenza. Per lei, con le amiche fate di tutto, ma lo shopping quello no, vi convincerebbero ad acquisti che non condividete, spingendovi a spendere più del preventivato. Gli affaroni si fanno da sole e con calma. Per lui, all'amico che batte cassa, e non è la prima volta, vorreste rispondere con un rifiuto, ma poiché il cuore è più tenero di quanto non ammettereste alla fine vi lasciate convincere anche stavolta. Sarà davvero l'ultima? Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.